Sogni di volare come Maverick in Top Gun? La scuola di volo Fly Felix trasforma il tuo desiderio in realtà. Corsi di volo per diventare piloti di aerei di posto, lezioni condotte da personale preparato e professionale. E che ne dici di un volo al tramonto? Diventa anche tu pilota per un giorno. Un'idea regalo unica per ammirare dall'alto le bellezze dell'Umbria. Fly Felix si trova a Magione, presso la via superficie Montemelino. Cosa aspetti? Cogli questa occasione al volo! Regalo speciale per il tuo Natale? L'Almanacco del Calcio Umbro. L'edizione 2023-2024 è finalmente disponibile nella nuova versione, più avvincente che mai. Preparati a tuffarti nel cuore pulsante del calcio regionale con un'esperienza senza precedenti. Scopri i club e i protagonisti. L'Almanacco del Calcio Umbro edizione 2023-2024 è ora disponibile in esclusiva su e-commerce al prezzo di 20 euro più 6 euro di spese di spedizione. Vai su umbriacalcio.it e ordina la tua copia da mettere sotto l'albero. Termina 2-2 l'incontro di calcio fra il Castiglion del Lago e il Branca, un primo tempo dove i lacustri hanno dimostrato una superiorità tecnica notevole, ma nel secondo tempo invece sono venuti fuori gli ospiti e con il bomber Marchi sono riusciti a raddrizzare una partita che sembrava compromessa. Davvero dopo un inizio di primo tempo dove le squadre si studiano senza sbilanciarsi, arriviamo all'undicesimo minuto, c'è un lancio magnifico di Barbarossa a Filippo per Trippiedi, il quale si invola in aria, viene toccato dal suo avversario e l'arbitro decreta il calcio di rigore. Dopo due minuti di proteste, Ndaye segna dal dischetto per l'ottavo gol stagionale per la propria squadra. Al 24esimo vi è una ripartenza sempre del Castiglion del Lago con Bevilacqua che allarga a Mirtollari che ottiene solo però un calcio d'angolo. Poteva essere sfruttata meglio l'azione da parte del numero 8 Greco. Al 31esimo sempre Bevilacqua, molto vivace in questa prima frazione di gioco, recupera il pallone dopo un pasticcio difensivo del Branca, entra in aria, appoggia Barbarossa Filippo, il quale si fa ribattere il primo tiro dalla Pazio, ma il pallone torna sui piedi dell'estroso numero 10 che a porta vuota insacca per il 2-0. Grande euforia tra il pubblico di casa. Al 35esimo vi è un pallone per Mendez che spara però alto sulla traversa. La squadra di casa, sull'euforia del vantaggio, ha delle ripartenze che potrebbe veramente far male agli ospiti, ma non ne approfittano. E allora al 37esimo vi è un pallone in aria vacante per Marchi che, davvero centravanti, infila l'incolpevole Balli accorciando le distanze e riaprendo la partita. Termina su questo punteggio per 2-1 la prima fazione di gioco. Nel secondo tempo gli uomini di mister Tomasoli cercano di controllare la partita senza cercare di farsi sorprendere, mentre invece il Branca di contro cerca di recuperare. E Sorbelli approfitta di un'incertezza della difesa locale, entra in aria, ma la sua conclusione non viene raccolta da nessuno. Al 33esimo Fastellini raccoglie il pallone in aria, reclama il penalty, ma forse la sua caduta è accentuata e l'arbitro lascia proseguire. E al 36esimo Marchi dal limite raccoglie da grande centravanti il pallone con un destro, un gran fendente, infila Balli alla sua destra per il 2-2 che sarà quello definitivo.
vi è una piccola reazione da parte del Castellon del Lago con Corrado che slalomeggia in aria sulla sinistra, ma il suo destro è ribattuto da Lapazio alla grande. Termina così con questo pareggio che forse lascia un po' di amaro in bocca alla squadra di casa che si era illusa di portare nel proprio cantiere i tre punti e invece ha dovuto fare i conti con il grande centravanti Marchi e con il Branca. Lisarelli, allora mister, un primo giudizio suo su questa partita? È stata una partita difficile anche da interpretare perché francamente io non parlo mai di queste cose, però quando vedi magari situazioni che vengono magari valutate in una certa maniera dispiace, perché poi stiamo parlando di andare a affrontare una squadra di valore che si è dimostrata tale, vanno in vantaggio su un episodio del genere e poi cambia diametralmente la partita per noi che non stiamo attraversando nemmeno un grandissimo periodo dal punto di vista dei risultati e quindi diventa ancora più difficile. Quindi analizzato questo io credo che il primo tempo siamo stati bravi a rimanere in partita nonostante tutto. Paradossalmente mi è sembrata più che la mia squadra far la gara rispetto a loro. C'è da dire che loro quando ripartivano erano molto, molto pericolosi, sono bravi nel palleggio, lo conosciamo, e bravi poi a crederci fino in fondo, creando un paio di situazioni fino al gol di Marchi che ci ha portato al pareggio finale. Prendiamolo come un mezzo punto di svolta, ecco, da questo bisogna cercare di ripartire con l'unione del gruppo, come mi è sembrato di vedere anche il modo in cui abbiamo esultato. Quindi un piccolo punto, una politica dei piccoli passi, ma cerchiamo, ecco, di ripartire da questo, perché alla fine poi è la nostra natura. La natura nostra è di dover soffrire. Il Branca è una delle squadre più scorbutiche di questo campionato, è sempre difficile incontrarla e forse questo è il grande merito di mister Lisarelli. Ma i meriti non lo so se sono miei. Scorbutica può essere interpretata in diversi modi. A me mi piace, l'accetto, perché comunque bisogna capire di ritornare a fare quello che siamo abituati a fare a Branca. Noi bisogna salvarci il prima possibile, lottare ogni partita come abbiamo fatto oggi. Questa deve essere, ecco, una partita che ci dà mentalità verso quello che bisogna fare in questo campionato, secondo me. Eccoci con mister Tomassoli. Allora, un po' di amaro in bocca a questo incontro. È stato bellissimo vedere il Castellon del Lago giocare il primo tempo, poi nel secondo tempo la paura di vincere. No, a noi non è la paura di vincere, è che purtroppo bisogna stare con la testa giusta dentro il campo. Allora c'è la bravura dell'avversario, chiaramente sui gol, però c'è anche l'errore nostro di posizionamento, e queste sono cose che purtroppo poi ti lasciano il rammarico, perché se fosse solo la bravura dell'avversario, beh, ma quando c'è l'errore tuo a me mi lascia il rammarico, perché è una partita che stavamo 2-0, potevamo andare in vantaggio anche sul 3-0 che sarebbe stata chiusa la partita. E farsi rimontare un'altra volta chiaramente a me dà molto fastidio, io sono molto amareggiato chiaramente. La squadra sì, ha fatto una discreta prestazione, ci sono delle cose che non mi sono piaciute meno, delle cose che vanno bene, però bisogna crescere, migliorare in fretta, perché non va bene farsi sempre rimontare. Però c'è da dire che adesso la striscia positiva del Castellon del Lago continua ad allungarsi. Sì, ho capito, però dovrebbe essere con qualche vittoria in più, non con pareggi, perché pareggi alla fine sì, si sommeranno alla fine chiaramente, però non è che ti fanno allungare così tanto in classifica. Oggi, ripeto, sono un po' amareggiato, perché sul 2-0... pensavo di portarla in porto diversamente, quella sarebbe stato l'atteggiamento, la maturità giusta, invece non l'abbiamo fatto, però complimenti, davanti c'è una squadra come il Branca che ha valori.